Nella Roma c'è nessuno che capisce il calcio. E in un'azienda che il suo core business ce l'ha in un pallone da buttare nel cantuccio di una porta, e io credo che questa sia una carenza clamorosa. È come se io dovessi vendere il prosciutto e non so come. E sono vegetariano. Nel calcio servo gente che profuma pallone, che profuma calcio. Nella Roma non c'è. Nel calcio servo gente che profuma pallone. Non ci sono innocenti. Una sola componente è innocente. E sono i tifosi, che io vuoi dire? Questi hanno riempito lo stadio. Domenica sarà pieno lo stadio. Certo. Col Verona dei pizza e fighi. Piero, ripartiamo. Che io vuoi dire? Piero, questa è una citazione di Harry Potter e... E che ne so? Se tu potessi colpire Gabriele con un Wingardium Leviosa o una Avada Kedavra, quale utilizzeresti? Una Avada Kedavra, no, che mi piace di più. Seccato. C'ha quasi un so che d'erotico. Magari dovevo pensare che Renato Sanchez gli hanno dato estrema unzione. Che Smalling è stato rapito dagli alieni, non lo potevo però sospettare. Cioè, dove sta Smalling? Dal primo settembre in gioca. Non credo che Lukaku potrà rimanere, Asmoun non credo che potrà rimanere, no, esatto. Christensen tornasse sulla roccia a farsi Renetto a Copenaghen, l'Oriente tornasse a fare l'ispanico nel gladiatore, Renato Sanchez speriamo che sopravviva a estrema unzione. Celic se ricompra le sigarette. Eh? Celic se ricompra le sigarette. Io sono romanista. Esatto, io. I Bagnets, dico solo, i derby si perdono pure senza i Bagnets. Magari avecelo, purtroppo. I Bagnets. Magari avecelo. Certo. Però qui era una pippa scatenata. Vabbè. Poi ripartiva, go o palo, go o palo. Cioè, Milan in seconda. Quando mai? Ma tu ti ricordi una triangolazione da Roma, ta-ta, col giocatore va via? Sai perché no? Cioè, perché il quinto... Mi rifai il movimento un attimo, per piacere. È una partita del giro. Te lo faccio con due microfoni. Hai capito? La terra intorno al sole. Ciao a tutti, quasi a tutti.